Bagnoli, sportivo, simpatico, come sempre, e anche sereno, ha sintetizzato bene questa giornata nera del Pisa, che era del resto partito alla grande. Nei sei minuti iniziali ben tre palloni erano stati spediti verso Giuliani. Poi al nono lo stadio si fa di ghiaccio per questo gol che sarà vincente di Brigel. Bella comunque la reazione del Pisa, che si sente beffato, non ci sta, e sei minuti dopo, al quindicesimo, la grande opportunità del pareggio, eccola, rigore per questo contrasto a Baglieri, va al tiro Kift, uno specialista, la palla finisce sul palo e poi sul fondo e sfuma il pareggio. Il Pisa reagisce, reagisce anche bene, ma non ce la fa ad agguantare il risultato che del resto ha buttato via. Neanche nella ripresa, anche se entrano Muro e Armenise per una spinta in più. Anzi, è proprio il Pisa a rischiare, Mannini si improvvisa terzino e salva. Poi è Brigel che mette fuori d'un soffio. Il Pisa gioca bene, rischia il contropiede del Verona, un Verona che sembra essere rinato a Pisa. Rinato con questo risultato, che al Pisa rimane con tanta amarezza, affidata alle dichiarazioni di Giovannelli e Colantuoni.